Ci sono sempre quelli che si sentono migliori degli altri, si sentono degli eletti. Loro andranno sicuramente in paradiso. Loro sono nel numero dei salvati e sono convinti che non sono molti quelli che si salveranno. È una cosa per pochi, solo per quelli che hanno rigato dritto come loro. Era proprio un tipo così quello che ha incontrato Gesù quel giorno e gli ha detto con orgoglio: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Quasi fingendosi dispiaciuto per il fatto che purtroppo non saranno molti quelli che come lui si salveranno. Gesù gli risponde per le rime: smonta la sua sicurezza, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Letteralmente in greco c'è: ma non saranno abbastanza forti. Come dire: ehi tu, che sei così sicuro di essere tra i salvati, non essere così sicuro di te stesso, smetti di banfare, datti da fare. Nello stesso tempo Gesù gli indica qual è la via concreta per entrare nella salvezza. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ma in un'altra occasione Gesù ha detto: io sono la porta. Quindi Gesù gli dice: guarda che se vuoi salvarti devi passare attraverso di me, devi seguire me. Io sono la porta, sono una porta stretta, perché seguire me non è facile, ma se ti impegni ce la farai ad entrare. Un giorno un gruppo di giovani chiese a Madre Teresa di Calcutta: com'è seguire Gesù? Madre Teresa rispose: durissimo, ma meraviglioso. E giovane, se avessi saputo quanto è duro essere fedeli a Gesù, l'avresti seguito lo stesso? Gli diresti ancora sì? E Madre Teresa: se mi chiedessi di rifare la stessa strada, con le asprezze, i contrasti, la fatica, forse gli direi di no. Ci fu un momento di silenzio sospeso, di sconcerto totale. Madre Teresa parve raccogliersi nel suo silenzio, poi all'improvviso riprese: ma io gli voglio così bene che gli direi di sì. Ci fu un applauso, un boato, quasi di liberazione, ma soprattutto di gioia. È difficile, è faticoso seguire Gesù, non neghiamolo. Ma se lo amiamo, siamo disposti ad affrontare questa fatica senza arrenderci mai. Cadremo, sbaglieremo mille volte, ma sempre ci rialzeremo. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ecco che oggi ricordiamo Don Michele, questo sacerdote che ha voluto essere discepolo di Gesù in tutta la sua vita. Non si è risparmiato, ha dato tutto fino alla fine. E diciamo che lui si è proprio sforzato di entrare a questa porta stretta, non è stato comodo nel suo divano. E quali sono le caratteristiche che ho notato in Don Michele? Prima di tutto la capacità di dare fiducia. Molte persone ho sentito dire: è stato Don Michele che mi ha chiamato, che mi ha fatto quella proposta, che mi ha dato fiducia. E questa fiducia l'ha data ai laici, proprio perché lui considerava i laici ugualmente responsabili della parrocchia, del progetto pastorale, esattamente come i preti. E allora le persone capivano la loro responsabilità. Immaginate che prima non c'era stato il Concilio Vaticano II, non si pensava che i laici fossero veramente protagonisti. C'era la Chiesa che insegnava, gli altri devono solo ascoltare. Ma lui ha fatto questo anche con i preti. Pensate alla fiducia che ha avuto con Don Beppe, che l'ha chiamato, perché Don Beppe, dovete sapere, che era un ragazzo
della parrocchia di Don Michele. Don Michele aveva incoraggiato quell'esperienza a Borgo Salsasio della chiesetta di legno, animata da un suo viceparroco, Don Silvio Caretto, che era prete operaio. E nasceva per i giovani l'esperienza della JOC. Anche il primo presidente nazionale della JOC, Bruno Longo, era proprio di lì, un ragazzo che veniva dalle boite di lì. E lui non era il protagonista, il primo a far questo, era Don Silvio, ma Don Michele sempre incoraggiava, sempre sosteneva. E Don Beppe, uno di questi ragazzi operai, addirittura è diventato prete. E quando Don Michele è venuto a Borgaro, dopo un po' di tempo, è stato proprio lui a dire al vescovo: mandatemi Don Beppe. E sapete il bene che ha fatto Borgaro. Con i preti era disponibile, uomo di dialogo, capace di cucire insieme le diversità e farne una ricchezza. Con la sua vicinanza ha formato tanti sacerdoti, ma con i laici era capace di trasformare le parrocchie dove è stato in vere comunità. Una seconda caratteristica è la capacità di cambiare. Lui diceva: io sono un prete preconciliare. Io stesso ho dovuto fare fatica a imparare le novità del concilio, come hanno fatto fatica le gente all'inizio. Però lui si è messo in gioco fino in fondo. Il prossimo anno, 2023, sarà l'anno del Concilio Vaticano II. Dobbiamo rimparare, riscoprire la novità del Concilio per prepararci al Giubileo del 2025. Ecco, Don Michele si è lasciato mettere in discussione dal Concilio Vaticano II e ha dato la sua vita per aprire a tutti la novità del Concilio. E quando per questo ha ricevuto anche delle tensioni, sofferenze, incomprensioni, lui continuava con umiltà e determinazione. In Don Michele possiamo notare la fantasia creativa, la capacità di farsi delle domande, il coraggio. Ecco, mi ha colpito molto che quando è venuto a Borgaro veniva da un'esperienza molto bella di parrocchia. Poteva fare la fotocopia. È andata bene a Salsasio, a Borgaro farò tutto uguale. Invece no, si è messo in ascolto della realtà di qua. Ha capito che qua c'erano altre necessità, che c'era bisogno di portare questa comunità. Si è messo alla ricerca di un progetto. L'ha trovato il progetto Nuova Immagine di Parrocchia, si è formato lui e ha avuto il coraggio di proporlo agli altri. Ecco, questa capacità di farsi delle domande. Qualche volta noi ripetiamo lo stesso schema. Quella cosa lì ha funzionato 20 anni fa, deve funzionare anche adesso. Non ci facciamo domande, non ascoltiamo la realtà. Don Michele non ha fatto questo. Sentite come descriveva il cammino di questo progetto nel 1998 in un suo scritto. Ogni anno un valore solo, ogni mese la lettera a tutte le famiglie e un gesto significativo ripresentano il tema annuale sotto angolature diverse. Si andava così intessendo il tessuto umano della parrocchia con l'attenzione puntata su quelli che ancora restano ai margini. È stato il lavoro capillare dei messaggeri, divenuti un po' per volta più familiari per le loro famiglie. E legame prezioso fra questo e il parroco. Nasceva così un diffuso senso di appartenenza, o quantomeno di non estraneità, tra le persone della zona e dell'intera parrocchia. Cosa possiamo ancora aggiungere? Possiamo aggiungere la capacità di ascolto e comprensione profonda. Quanti, incontrando Don Michele, notavano questa sua capacità di capirti, di ascoltarti, la capacità di realizzare profonde amicizie sia con i preti che con i laici. E poi Don Michele era un uomo di preghiera. Don Michele preferiva soffrire piuttosto che far soffrire.
ha vissuto da santo, ha affrontato la malattia da santo ed è morto da santo, amato e servito da voi, che come figli suoi gli siete stati vicini fino all'ultimo. Dice Don Stefano, quando è stato inaugurato il Parco Don Michele, è stato un padre che ha insegnato a tutti come si vive la vita e come si affronta la malattia.